L'alloro è una pianta presente in molte case e ben più utile di quanto si pensi. Scopri come usarlo per vivere al meglio l'ambiente domestico. La pianta d'alloro è da sempre una tra le preferite da tenere in casa. È infatti in grado di profumare l'ambiente e, tra le altre cose, si rivela utile sia in cucina, per essere usato come tisana o per alleviare qualche dolore articolare. La verità, però, è che questa pianta può essere utilizzata in tanti altri modi che non tutti conoscono. Scopriamo, quindi, come usare l'alloro in modo da portare dei benefici alla propria casa. Come già accennato, l'alloro gode di una fragranza che si rivela molto utile per pulire la casa. Tra i tanti impieghi, il più semplice è indubbiamente quello di posizionarlo sul termosifone, in modo da essiccarlo naturalmente con il suo calore e sprigionando al contempo un buon profumo per la casa. Partendo sempre dalle foglie essiccate, si possono creare anche dei sacchettini profumati da mettere negli armadi o nei cassetti, in modo da contrastare i cattivi odori e da profumare la casa. Se si desidera profumare casa mentre la si pulisce, si possono inserire alcune foglie spezzettate nel sacchetto dell'aspirapolvere. In questo modo si avrà un doppio effetto. Il primo sarà quello di avere l'aspirapolvere sempre profumata ed il secondo sarà quello di spargerne il profumo, mentre si puliscono pavimenti e tappeti. Non tutti lo sanno, ma l'alloro si rivela molto utile anche per allontanare gli insetti. Per usarlo a questo scopo, basterà immergerne le foglie in un bicchiere di acqua bollente e riporre lo stesso davanti, alla finestra. In questo modo zanzare e altri insetti si terranno ben lontani. Questo perché le foglie d'alloro fungono anche da repellente grazie ad alcune proprietà specifiche. Un motivo in più per usarlo in casa, non solo durante l'inverno, ma anche con l'avvicinarsi della bella stagione. Basterà infatti porre diversi vasetti con questa essenza davanti alle finestre aperte per liberarsi di mosche e simili.